pesa ancora quel gol, anzi quel due gol subito all'ultimo secondo. Beh, l'abbiamo rivisto oggi facendo il video con la squadra, ovviamente si pensava di avere ormai la vittoria in tasca, invece poi siamo stati beffati al 95esimo, 94esimo, fa ancora male, fa ancora tanto male. E ti spieghi, se tu che sei un giocatore esperto, questi alti e bassi di questa squadra, che a Palermo incanta, poi delude con la team. Gioca un buon primo tempo nella precedente gara, salvo poi giocare male il secondo con lo Spezia. E addirittura col Brescia, insomma, sul 3-1 fa quello che poi ha fatto. Sinceramente a Palermo abbiamo fatto bene, abbiamo sbagliato in casa la partita con la team, con lo Spezia secondo me abbiamo fatto una buona partita, a Reggio Calabria anche. E anche domenica, secondo me, per la gran lunga parte della gara abbiamo fatto un'ottima partita, senza poi nulla, cioè senza togliere il fatto che il Brescia è un'ottima squadra, secondo me, una delle più forti della Serie B. Secondo me ci vuole più attenzione nei particolari, nei piccoli particolari che poi invece possono guastare un'intera prestazione. La gara di Cittadella capita a fagiolo perché è un buon avversario, ma alla vostra portata, e soprattutto è una squadra che gioca molto al calcio, quindi attacca ma lascia anche molti spazi, un po' come voi. Ma guarda che io in Serie B ho la considerazione che secondo me è più facile giocare fuori casa che in casa per tutti, perché quando si gioca in casa le squadre vengono per difendersi e per ripartire, quindi ci sono più spazi. Invece giocando fuori, soprattutto la tipologia di gioco nostro, si può fare molto meglio e molto più male, come dicevi te. E com'è invece al tuo momento? Cioè, quando tocchi il terzo portiere, invece sei al momento titolare in attesa di rientro di Pirizzoli, come stai vivendo questa settimana, visto che fino a qualche mese fa sembravi quasi un ex? Ma no, sinceramente, se fino a qualche settimana io potevo sembrare un ex, poteva essere un ex, soprattutto per una mia scelta, perché avevo preso in considerazione delle opportunità che mi hanno capitato. Sono venuto qua perché secondo me è una piazza importante, una squadra forte che può fare un ottimo campionato, e mi sono messo a disposizione. Poi la vita, come il calcio, è strana, può capitare un'occasione, devi essere bravo a saperla raccogliere. Io mi sto divertendo, sto cercando di dare il massimo, mi impegno ogni giorno agli allenamenti per poter rispondere presente quando vengo chiamato in causa. Ultima domanda da parte mia, classifica a parte, lo spogliatoio crede ancora fermamente nell'aggancio playoff, che non sono lontanissimi? Ma io credo che noi dobbiamo rimanere più vicini possibile fino alla fine del giro d'andata, perché il girone di ritorno è quello fondamentale. Poi nell'arrivare nei playoff, poi chi è più forte psicologicamente, chi arriva meglio nella condizione fisica, può dire la sua. Posso dire? Quando parli di condizioni, ti sta meglio.